Certo, io le dico una cosa, signor Toni, adesso non vorrei mancarle di rispetto, lungi da noi, però prima di affittare l'appartamento, magari se ci consulta, no? Noi siamo ancora qui, cioè siamo comunque due esseri umani, discutibili, ma comunque sempre esseri umani. Io l'appartamento lo offro al migliore, quello che Ecco, a proposito, questa storia dei soldi, cioè la ragazza ieri che è venuta gli ha chiesto 500 dollari, a noi ce ne chiede 1000, ma scusi, quanti siete voi? Due. Ah, la logica stringente, no? 501, 2000, perché il posto diventa più grande. Comunque lo sapete, questo programma non avrà futuro. Come? Adesso, ma magari se non facciamolo sentire all'editore, magari. Mano in tasca un attimo che devo andare. No, ma poi guarda, no, ma non è vero, perché noi abbiamo anche un ospite, cioè oggi, ieri ospite, oggi per oggi esempio è una puntata ospite. con i fiocchi proprio scoppiettante, abbiamo un ospite incredibile oggi, attenzione. Quindi, ti voglio fidare, vediamo. Che fa? La sigla? Ah, Com'è sigla. la sigla? Siamo Stati Uniti in diretta, ecco l'ospite. Sì, E come non si può? Non aspettare tanto. Scusa, Michela Ramazzotti. Michela Ramazzotti, ciao, tutta la vita davanti. Tutta la vita davanti, davvero. Rispetto a noi, rispetto a noi che siamo già ormai piede nella fossa, sì, praticamente ce l'abbiamo metà alle spalle. È un po' bohemien, però insomma, questo è l'ambiente. Sai, non ti abbiamo fatto entrare perché c'era il signore là. Questo signore non volevamo. Mi ha guardato un po' strano, ma cosa. Sì, non guarda strano con intenzioni cattive, guarda strano perché c'ha proprio lo sguardo strano, è proprio così. Lui è, diciamo che è il proprietario di casa. Ecco, quindi ecco, massimo, casa. Massimo studio, casa, ufficio, un po' tutto. La nostra base. Pilati, formaggi. È interessante, sì. No? È anche il suo deposito per il ristorante, questo lo utilizza di tanto in tanto. Comunque siamo qui per parlare Dai. Di te. Anzi, rivolgo subito un appello a tutti gli spettatori. Questo lo prendo io. 340-8901-822, questo è il numero di SMS. Ovviamente il sondaggio oggi non c'è. Noi ogni giorno abbiamo un sondaggio, ma oggi il sondaggio sei tu. Okay. Michela Ramazzotti. Sì, sì o no? No. No. Non è questo. Che il nostro sondaggio è molto intelligente, no? Quindi verte sempre più o meno su queste. Invece il sondaggio è sì o fate no? Le vostre domande a Michela Ramazzotti perché sarà qui per una ventina di minuti circa, quindi approfittate, potete porre qualsiasi domanda, lei risponderà con la massima schiettezza. È vero, bene. Oppure se volete solo semplicemente parlare con, cioè lanciarle un messaggio, lei lo raccoglierà, poi vedrà lei che farne, insomma. Ecco, siamo Stati Uniti @gamesu.it, invece questa è la mail di riferimento che ben conoscete. Michela, insomma, sì. Adesso sei nelle sale con Tutta la vita davanti, nuovo film di Virzì che sta andando anche tra l'altro molto sì, molto siamo bene. Siamo secondi in Italia. La tua scena con Valerio Mastandrea è tra è le più cliccate su sì. YouTube. Ma noi adesso non possiamo, cioè si potrebbe, però insomma, siamo vabbè, dai, fascia. Però ne parli, se ne parla, la si conosce. Protetta. Siamo in fascia protetta, in teoria. No, vabbè, ma no, ma vai, non c'è niente di censurato. No. Sì. Quindi no, è tutto molto, molto. Senti, che esperienza è stata questa con Virzì? Beh, un'esperienza, sai, quando ho letto la sceneggiatura ho detto, caspita, questo sarà un gran bel film. Poi quando leggi una cosa, quando giri è un'altra cosa, certo. E quando poi vedi un film dici un'altra cosa ancora, e ho detto questo è un film, io non avevo mai visto un film del genere in Italia, quindi un film innovativo fatto da un regista capace, quindi espertissimo, credo, esperto, poi, ma e poi è un film nuovo, io non ho mai visto un film del genere, e questo mi ha dato una grande forza, una grande carica, perché lui ha lavorato tantissimo con i personaggi, con gli attori, ha cercato di valorizzarci tutti al meglio, nonostante poi abbiamo tutti interpretato personaggi piuttosto diversi da come siamo. Ma infatti ieri abbiamo sentito una Isabella, dichiarazione no, di Virzì che parlava sì di te, che di Isabella diceva di te che tu sei completamente diversa dal personaggio che interpreti, sì, no? Sì, che dicessi molto sì. Dolce e timida in realtà sì. E poi invece il personaggio ma comunque questo direzione. È il bello del nostro lavoro, buttare esatto. Giù i muri e Virzì comunque c'è da dire che lo sa fare, quello che tu dicevi lo sa fare veramente come sì. Pochi, perché io appunto ho partecipato in una piccola sì, scena nel film, sì. Insomma sono anche bravo, grazie, visto, eh? C'era un'atmosfera molto molto rilassata e poi riusciva a spiegare bene anche a chi, agli attori che avevano magari un ruolo più piccolo come il mio,
quello che voleva con molta pazienza, sai, le volte magari i ruoli più piccoli, si vede anche da questo, i registi magari ti trattano in maniera più, no, ti liquidano velocemente, no, lui viene là, si ferma, ti spiega come devi fare la parte, ti imita un po' il tuo alter ego in quel momento. Comunque in realtà noi vogliamo fare un passo indietro, facciamo un passettino indietro e vediamo, tu hai una carriera piccolissima, cioè sei giovane, però hai cominciato giovanissimo e quindi già una carriera notevole alle spalle, hai cominciato... più di metà della mia vita che faccio questo, e quindi hai cominciato a 13 anni con i fotografi romanzi, sì. Giusto? Su Cioè? Sì. Giusto. E poi comunque hai avuto delle partecipazioni in vari film all'inizio, tipo ad esempio Vacanze di Natale o piccoli, cioè, camei, no? Vacanze. E noi abbiamo qualcosa da farti vedere in Vacanze di Natale. Vediamo che cosa c'è. Quest'anno le vacanze di Natale si fanno a Cortina. Ma che c'è, l'amante? Sì, ce l'ho, è una cubana di Cuba. C'è la Megan. Madonna, mi fa impazzire. Com'è bella Megan Kelly, com'è bella Megan Kelly. Mamma mia, come sto? Vista, lavatemi di mezzo. Ma che è sta cafonata? Questo è lo spot del 2000. Arrivarci al 2000. Vacanze di Natale 2000, il più bel regalo delle feste al cinema. Ecco, chiaramente, cioè, io avevo capito male. Volevo dire una clip con lei, invece ho sbagliato, pensavo che ci fosse la clip. E invece c'è scritto trailer. Perché leggere le scalette? Perché che senso ma ha? Ma servono le scalette? Le scalette? No, dicevo che infatti poi dopo abbiamo delle altre clip in cui chiaramente tu ci sarai. Sì. Per esempio una clip di Zora la Vampira che ti vede protagonista per la prima volta. Com'è stato? Zora la Vampira è stato, no, il mio primo film da protagonista, poi fatto comunque protagonista di episodio. È stata la prima volta. Sì. La regia di Massimo Martella, prodotto da Pupi Antonio Avati, dove interpretavo il ruolo di questa ragazza tossicodipendente, un po' la Cristiana F. Questo è un ruolo, sì, personaggio molto importante, perché fu quello che poi mi aprì le porte al cinema in quel periodo, perché lì ho iniziato tutti i film. Qui intanto stiamo vedendo delle immagini di Zora la Vampira con i Manetti Bros. Anzi, ma guardiamocele, sentiamocele, allora magari, che così ti facciamo questo omaggio. Sì, sì. Tu non credi nei sentimenti, dolce Zora? Una volta ci credevo. Ci si sta troppo male. Meglio essere spietato. Tanto il mondo è tutto uno schifo. E tu lo colori con i tuoi disegni. Io non so disegni, so pezzi. Non importa come tu li chiami, sono opere d'arte. Può essere. Io li faccio solo per riempire la città col nome mio. Emergere. Questa è vera arte. Cazzo. Come sei sensibile tu. Non posso. Oh, ma che te prende? Devo fermare i miei istinti, ho giurato. Merda! Dovevo capire. Sei sposato. Lei. Finiva così. Potevo capire. Sei sposato. Cioè, tra l'altro qui ti sentiamo recitare ovviamente in romanesco. Cioè, tu sei di Roma, però ovviamente insomma questo normalmente non si avverte. Qui ovviamente era calcata la cosa. Ci sono messaggi per te. Dai. Se ieri ho fatto i complimenti a Isabella, oggi faccio un mega inchino a Micaela. Superlativa, tenera e divertente. Grazie. Mai visto fare la coatta così bene. In fra, si rivolge ovviamente per Zora la Vampira. Da una persona che non lo è, chiaramente. Questo si evince. Sì, mi diverto tantissimo. Poi sai, fare questi personaggi con fragilità, con insomma vulnerabile, un po' esorcizzi anche le tue di fragilità, di paura. Quindi mi diverto sempre tanto.